Beh, certo, sì. Hai detto bene, prima partita vera. Finalmente abbiamo avuto la rosa quasi al completo. E insomma le cose si sono viste, quando si fa sul serio ci saremo per tutto l'anno. E niente, sono contento chiaramente venire qua su un campo come Calvary, dove io peraltro ho cominciato a allenare nel 2000. È sempre un campo ostico perché loro, lo so, lavorano molto su, fanno allenamenti di 2 ore, lavorano molto sulla fisicità, sono molto bravi, ci tengono, c'è un attaccamento alla maglia, quindi sapevo che era una partita non facile, però diciamo che con gli innesti dei nuovi, anche se gli ultimi hanno praticamente sono appena arrivati, e insomma col gioco, con l'entusiasmo dei giovani, sono sicuro che ecco, faremo bene. Ecco, l'unica, se possiamo cercare un po' come al solito nel nostro ruolo, cercare un po' la pecca, perché forse nel secondo tempo si poteva chiudere la partita, perché 2-0 nel primo tempo avete avuto anche tante occasioni nel secondo. Sì, adesso restare lì, quando arriva tutta questa manna sembra facile fare i fenomeni, ok, loro insomma hanno avuto l'espulsione a metà del secondo tempo, quindi chiaramente gli spazi si sono aperti un po' di più, però effettivamente è vero, abbiamo creato tanto e questo è la cosa che più mi fa piacere ed è quella per la quale noi abbiamo lavorato fino adesso, perché noi siamo una squadra molto tecnica, i giovani sono molto bravi e quindi giochiamo molto bene la palla. Quando ci siamo tutti ci divertiremo, ecco, faremo sempre la nostra figura sicuramente. Ecco, poi hai a disposizione appunto una rosa giovane, abbastanza numerosa e anche tante soluzioni in campo che oggi in parte hai utilizzato. Sì, oggi siamo partiti peraltro con un modulo che non avevamo mai neanche sperimentato, perché comunque San Giuliano, come sappiamo, è arrivato solo venerdì e quindi non abbiamo avuto modo neanche di sperimentarlo, però ero sicuro, perché sono sicuro dei giocatori che ho, è bastato poco per capirci e i ragazzi si sono mossi bene, avevano la giusta concentrazione, e, insomma questo è campionato, questo è calcio vero, nel senso cioè si fa sul serio, ecco, questo, quando si gioca per i 3 punti veri è un'altra cosa, nel senso, e si è visto. Ecco, la controprova diciamo che sarà domenica prossima. Beh, sicuramente domenica prossima abbiamo San Cipriano, che è una delle candidate insieme al Borzoli, secondo me, alla vittoria finale, e giocheremo in casa, recupereremo forse anche l'ultimo fenomeno che abbiamo, che è Ferrara, e speriamo di fare bene. Ripeto, è una squadra che ha 20 componenti nuovi, e alcuni dei quali appena arrivati, alcuni non hanno ancora neanche esordito, perché Ferrara, appunto, San Giuliano è esordito oggi, Ferrara deve ancora esordire, Lena è appena arrivato e ha già fatto vedere comunque che ci tiene. Abbiamo delle soluzioni, sì, abbiamo delle soluzioni, ripeto, stiamo lavorando per... Secondo me la squadra vera sarà pronta tra un mese e mezzo, ecco, quando avremo modo di esserci tutti, di aver lavorato tutti insieme, e allora lì magari, quando saremo proprio al completo, potremo vedere che squadra siamo, ecco.